Sì. No. Non si vede niente. Per il compleanno di mia mamma ho deciso di farle questa sorpresa. Filippo mi deve fare una sorpresa, sì. Mi porti via 3 giorni, no, mi via. Sequestro. Ti sequestro 3 giorni. L'auto dei sogni di mia mamma è una Porsche 911 Cabrio. Voglio mettere assieme la sua auto dei sogni con il suo posto dei sogni, un B&B al lago di Garda con la vista sul lago. Cioè, no, ma bellissima. Ma non gliela renderò così facile. Per non farle capire qual è la sorpresa, ho deciso di portarla prima in moto. Fare un pezzetto in moto prima. E lei è terrorizzata della moto. Guardate il video fino alla fine, perché alla fine ci sarà la sorpresa più grande di tutte. E grazie di cuore Fisco Zen per aver supportato tutto questo e per avermi permesso di fare il regalo a mia mamma. E basta, vi lascio la sorpresa. Ciao. Io ho chiesto se mi porta da Brad Pitt. La Ferragni ha preso la casa al lago di Como insieme. Comunque, detto questo, quindi non si può sapere neanche se è tipo Europa o extra. No, no. La domanda pronta? No, sono molto agitata stasera. Non ho sotto controllo la situazione. Madonna. Mi sono già... così. Ma dai! Domani mi vesto bene. Devo mettere un tacco. No, non serve. Sto andando a ritirare la Porsche. Me la consegnano qui accanto, così mia mamma non lo scopre. Eccola qua, raga. Guardate che spettacolo. Raga, è meravigliosa. Bellissima. Cabrio, come la voleva mia mamma. Adesso vi faccio vedere anche dentro. Tutta rossa dentro. Mamma, bellissimo. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia. Che bello. Che ciao. Bello che sei. No, stai lì che così siamo quasi pari. Oh. Però a me potresti dirlo, giuro che non glielo dico. Allora ti dico qua, Porca mezzato. Che la mamma, andiamo nel suo B&B preferito a Verona. Mi sono fatto dare una Porsche Cabrio, che è la sua auto dei sogni. Bello, vero? Direi di sì. Sì. In più adesso la porto in moto per confonderla. Quindi... bello, bravo. Bello, bello, vero? Sì, sì. È bello? Mi piacerà? Direi di sì. Ma perché tutti dicono così con questa faccia quando io lo chiedo? Fare un pezzetto in moto prima. Ho portato il KTM da Milano, così facciamo il giretto prima. Ho detto tutto fuorché la moto. Vabbè, quindi... aiuto. Un attimo in difficoltà. Ah, mamma, bisogna portare il costume. No, problema. Ma perché con te è così complicato? Per la mia sacca da ginnastica? Come preferisci? Come preferisci? Non capisco il cazzo. Cioè, non sapendo che cosa diavolo devo fare. Madonna, ma dove cazzo andiamo? Pronti! Sono di un'agitazione. Che bello! Stanotte ho dormito agitata. Sono pronta da stamattina con una valigia che ho dovuto rifare completamente. Un sacchetto per andare via 3 giorni, un sacchetto. Cosa pensi che sia? L'avevo pensato al tango. Però le scarpe mi hai detto di lasciarle a casa. Sì. E allora ho detto... dite tango. Ti do il caschino, mami. Sì. Esatto. Ma che stretto. Sono diventata una testona. Tara! Ah. Perché sono un po' claustrofobica. Così. Così stretto deve stare. Certo, così non ti vola via la testa quando cadiamo. Ma io ti sbilancio. Sì. Facciamo questo piccolo giretto. Ma vai piano però, Sì. Agitatissima. Ti sto tremando. Vai piano. È questa quella che a te piace? La Porsche Panamera? Vabbè, penso il Porsche 911. Volevo dirti che c'è la polizia davanti. Non mi piace che fai tutti quegli scatti così. Com'è? È bruttissimo. È bruttissimo. Puoi scendere un secondo? Aspetta perché qua vita è durissima e morta. No, bisogna riderci su. Esatto. Un momento di crisi. È finito. A posto. Questo era il giretto. Adesso mi rilasso. Primo giro in moto. Sì, questo è l'ultimo. Sono pronta.
ho pensato di portarti in un posto speciale. Visto che ci andiamo in moto. No, sto scherzando. Prendiamo la macchina. E sì, meglio. Guarda, con la macchina. Cammina all'indietro di qua. Non guardare di là. Chiudi un attimo gli occhi. Chiudi, chiudi. Lo so che sbirci. No, non sbirci. Sono stata brava la settimana. Andiamo con questa. Girati pure. No, ma è la mia preferita. Sì. Ma sei proprio bianca col tetto rosso. È vero, come la volevi te. Ho qua le chiavi. Mamma mia, che bella questa rossa. Mamma mia. Che bello. Madonna, è proprio 9:11. Guarda anche il volante. Questa è stata la macchina di cui mi ero innamorata io quando avevo 25 anni. È rimasta sempre nei miei sogni. Questa è la macchina che io voglio prendere. Guarda, allora, come prendo la moto. Intanto tu corri. Sì. Guarda che meraviglia. No, beh, vabbè. Che figata. E adesso come si mette in moto però? Madonna, devo guidarla io? Aiuto. Bene, ci facciamo il giretto così. Bellissimo. Madonna, che amore. Ringrazio Fisco Zen per aver supportato questo video, perché senza Fisco Zen non avremo questa meraviglia. Quindi Fisco Zen, grazie. Ciao. Posso farti una foto? Molto piacere. Mio figlio che diventa amato per Phil. Bellissima. Ecco a te, un piacere. Oh, grazie. Comunque da papà, diciamo, sei educativo. Ah, che bello. Quindi grazie. Piacere, vi lascio. Ciao. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Ancora. Ciao. Che carino. Bene, direi che possiamo partire. Sono fatto un po' di foto. Tattarata, tutti i selfie. Perfino la cintura è rossa. Poi c'è l'orologio. È l'orologio? Sì. Madonna, io non voglio far figure che parto, che non sono capace di guidarlo. Giri la levetta. Quale levetta? Quella là a sinistra. Questa. Madonna, senti che motore! Spegni la radio che devo sentire. Specchietto e poi si vede un carro. Ma vuoi mettere? Chi se ne frega che non si vede? Cioè, dobbiamo guardare qui. Guarda che volante! E guarda le cuciture. Vediamo se è con questo. Vabbè, vabbè. Bene! Ma poi andare via scoperto? Eh certo, presa apposta. Ma ti pare andare via con questo freddino? È perfetta. È dura, no? Che la devi tenere. Ho quel grintosa. Che bello! È spettacolare. Sì, volevo farti una domanda. Vuoi guidare te o guido io? E guida... Io non se ne parla neanche. Ti dico dove andiamo. Sì? Anche questa è una sorpresa? Sì, certo. Ti porto in un B&B. Sì, che bello. A Verona. A Verona? Fino a Verona, qui in cabrio. Sì. Questa ragazza che ce l'ha ti può dare dei consigli per... Oh, Madonna, meraviglioso, il mio sogno si realizza nel 2025. Vedi che l'avevo fatto il ripasso della mia vision. In un B&B a Verona. Madonna, con la sul macchina lago, di mamma, è bellissimo. Ma si può, mamma, che meraviglia. Perché la mamma ha il sogno di farsi il suo B&B al lago di Garda. Fare in modo che gli imprenditori, i manager che girano e che lavorano si possano sentire a casa anche se non lo sono. Cioè, tutte situazioni che io ho vissuto non trovavo mai nessuno che potesse venire incontro a queste cose. Guido bene comunque, cioè, sono già... Sì, ormai è la tua macchina. Se uno vuole può prenotare. Ma è perfetta per me, cioè mi sento proprio io. Pippo, grazie, meraviglioso. Grazie Fisco Zen. La macchina al pieno? Sì, no, sì, hai 640 km. Vabbè, allora. Poi andando ai 30 all'ora ne avrai 1200. Ma in vendita? No. Noi non abbiamo il telepass. Ah no. Che figura di me. Adesso, visto che è uscito il sole, apriamo il tettuccio. Oh! Oh, adesso sì, sport. Guarda che meraviglia, mamma! Bellissimo! Tutti quanti così. Dovevo mettere il foulard. Che bello! Senti quel lucido. Come sono emozionata. Buongiorno. È la mamma di Dio. Buongiorno. Sono qua con la mamma. Perché sono commossa, perché è bellissimo questo regalo. Che bello, abbiamo finito di pranzare.
con questo meraviglioso panorama. Ci tenevo a ringraziare Fiscozen per aver permesso di fare tutto questo. Fiscozen vi permette di aprire e gestire la vostra partita IVA completamente online. Avete un commercialista dedicato che potete sentire quando volete al telefono, via mail, e avete una piattaforma online per tutti i vostri adempimenti fiscali, gli F24, le tasse che dovete andare a pagare, tutte le vostre fatture. Vi avvisa Fiscozen quando dovete pagare le tasse e vi fa la previsione di quante tasse dovrete pagare sulla base dei soldi che guadagnate. Bellissimo, è comodissimo, raga, io ve lo consiglio un botto e lo consiglio anche a tutti quanti i miei amici. Scusa il plangio. Anche la vostra dichiarazione di redditi è tutta fatta dal vostro commercialista di Fiscozen, inclusa nel piano. Io e tutti i miei collaboratori ci troviamo benissimo con Fiscozen, è veramente la cosa più comoda del mondo, e potete approfittare della consulenza gratuita. Vi danno i consigli che vi servono per aprire la vostra partita IVA e iniziare con la vostra attività. Avrete uno sconto esclusivo di 50 euro, quindi a 350 euro l'anno invece che 400. Grazie Fiscozen per aver supportato questo video. Per favore non correre troppo forte perché io ho paura. Tranquilla. Oh, guarda che bella strada. No. Questo si perde il controllo, andiamo a finire in lago. No. C'è scritto rallenta. Ma non fare così. No, mamma mia che paura che ho. Ma fa solo rumore, non è che ho. Ma che paura, è tutta un'accelerazione che mi viene l'attacco cardiaco. Ti presento Chiara, mia mamma. Sì, che signore, ben arrivati. Tutto è veronese. Mamma mia. Che bello tutto con luna rossa. Che bello, ci sono i fiori. Grazie e benvenuti. Grazie. Grazie Laura. Questi fiori sono bellissimi. Chiara, si... Chiara. Sì, ha fatto la sorpresa. Ma chi? Le ho detto di prepararti qualcosa di carino. Ma che carini. Amore. Hai visto? Mi sono subito i fiori. Bellissimo. Avrei voluto farlo a settembre questo video. Mamma, ogni volta, chiedo scusa, fa sempre così. Non è vero. Irresponsabile. Vuol dire che vivo e sta bene. Ecco, hai visto. Sì. Allora. Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Ho preso questa location in prestito per dirvi il regalo che ho fatto alla mia mamma. Ho deciso di coinvolgerla nella mia attività imprenditoriale e farla diventare mia socia. Siamo ufficialmente soci. Da pochissimi giorni. Quindi questo giro era per celebrare questo momento. Esatto, termine giusto. Vuoi dire qualcosa, mamma? Chissà cosa mi aspetta. Approfittate della consulenza di Fiscozen. Vi lascio il video di quando ho fatto la sorpresa alla mia mamma. Lo rendi pubblico? No. Pianto come al solito. Come ti senti? Un po' agitata. Il bigliettino. Come? Ho già capito, se non ho detto no. Che questo volta. Carino come pensiero. Nessuno ha capito.